Il tempo stringe, non passa giorno senza che venga lanciato un allarme sul nostro pianeta. Inondazioni, scioglimento dei ghiacciai, gli effetti del clima impazzito da combattere prima che sia troppo tardi. I paesi europei superano le divisioni. Domani, al summit virtuale dell'ONU, arriveranno con un piano comune. Due gli obiettivi: tagliare le emissioni di gas nocivi del 55% entro il 2030, emissioni zero entro il 2050. Un piano ambizioso, ma necessario, raggiunto faticosamente. L'accordo di Parigi per il clima è accettato. 5 anni fa, lo storico accordo di Parigi, il mondo si impegnò a invertire la rotta. Per 2 settimane non abbiamo praticamente dormito, ricorda il capo negoziatore Laurent Fabius, ma sapevamo che stavamo facendo la storia. Tante promesse, pochi i paesi che le hanno mantenute, a cominciare dagli Stati Uniti, del presidente Trump, che ha scelto di ritirarsi dall'accordo. Da allora molte cose sono accadute, l'azione necessaria ancora non si vede. La dura denuncia della paladina dell'ambiente, Greta Thunberg, in un video diffuso oggi. Questi 5 anni sono stati tra i più caldi mai registrati, aggiunge. Il punto di non ritorno si avvicina. Il caso Regeni in mano alla...